Un grande applauso ha accolto il neo governatore dell'Abruzzo, Marco Marsilio, al suo ingresso nell'auditorium stracolmo di Palazzo Silone, sede della giunta regionale. Sorriso aperto e tanti abbracci con i candidati che lo hanno accompagnato nella breve e intensissima campagna elettorale che ha portato lui, espressione di Fratelli d'Italia, a ottenere un successo che ha detto di non essersi mai aspettato. Un testa a testa con Legnini, ha commentato Marsilio, non l'ho mai preso in considerazione, forse più che altro me lo sarei aspettato tra Legnini e il Movimento 5 Stelle. E poi la stoccata alla finta coalizione civica in sostegno del suo antagonista, ex vicepresidente del CSM, che si è circondato di liste civiche finte, ha detto il governatore, animate in realtà dai soliti movimenti politici di centrosinistra. La vera lista civica, ha sottolineato, l'abbiamo noi ed è quella di Azione Politica. Ha rivendicato Marsilio le sue origini abruzzesi, con lo sguardo sempre rivolto alla moglie Stefania e alla figlia Annunzia, sedute di fronte a lui nell'auditorium stracolmo. E rivolto al padre, lo ha definito il miglior attore non protagonista dell'intera campagna elettorale. Nelle prossime ore ci sarà il passaggio di consegne, con le tante questioni aperte da affrontare al più presto, lavoro e ricostruzione prima di tutto. Primi contatti già ci sono stati con il presidente vicario della regione, Giovanni Lolli, e una cordiale telefonata con lo sconfitto Giovanni Legnini, che, spero, ha detto Marsilio, vorrà restare a guidare le fila dell'opposizione con la sua autorevolezza. L'Abruzzo ha bisogno di grandi interventi, ha bisogno di una grande opera di ricostruzione, a cominciare da quella post-terremoto, ma bisogna ricostruire tutto il tessuto sociale, culturale ed economico di questa regione che ha conosciuto anni di declino e noi dobbiamo lavorare molto su questo. Io ho già sentito Lolli e peraltro tra poco farò un primo incontro informale, persona che conosco, sono stato collega in Parlamento con Giovanni Lolli, in attesa di fare un passaggio di consegne formale con i pezzi di carta, comunque prenderò subito contatto, come ho già fatto telefonicamente, per cominciare a gestire questa transizione. E che cosa gli ha detto Legnini? Ci siamo scambiati i complimenti, mi aspetto e spero che vorrà restare in Consiglio regionale per fare un'opposizione seria, autorevole, all'altezza della sua persona e della sua storia. Io penso che l'Abruzzo abbia bisogno di tutte le energie migliori e su alcune partite importanti per le quali l'Abruzzo dovrà confrontarsi con il governo nazionale, con il Parlamento, con l'Europa, per ottenere le risorse e le attenzioni necessarie. Se avremo il conforto delle opposizioni in Consiglio regionale sarà meglio. Mi attendo dalla opposizione dei 5 Stelle, che adesso le promesse fantasmagoriche che i ministri 5 Stelle sono venuti a fare in Abruzzo si concretizzino. Al fianco di Marsilio tutti gli esponenti locali di Fratelli d'Italia, ma in particolare la leader nazionale del partito, Giorgia Meloni, per la quale L'Aquila, con le passate amministrative che hanno portato all'elezione del sindaco Pierluigi Biondi, ha fatto da apripista per un successo in tutto il paese. E mi pare che la cifra di Fratelli d'Italia sia che quando abbiamo chiesto di guidare la coalizione di centrodestra abbiamo sempre portato quella coalizione alla vittoria con numeri importanti, anche quando ci si credeva poco. È accaduto con Pierluigi Biondi all'Aquila, oggi Fratelli d'Italia arriva a doppia cifra all'Aquila con punte del 12%, del 16%, vuol dire che Biondi ha fatto davvero un lavoro straordinario, credo che sia anche quello che accadrà con Marco Marsilio in tutto l'Abruzzo da qui a qualche settimana, e per noi è motivo di vanto, perché vede, ci sono quelli che governano e dimezzano i loro voti in 6 mesi, vedi Movimento 5 Stelle, e quelli che governano e triplicano il loro consenso, perché poi la competenza è una cosa un po' diversa dal comizio di piazza. È un modello anche per il futuro del centrodestra in Italia a livello nazionale. Oggi noi e la Lega siamo già maggioranza, siamo la coalizione principale in tutta Italia, puntiamo a rafforzare quei numeri e a immaginare, a costruire domani un governo senza 5 Stelle.